Bene, rientriamo in sala, siamo verso la fine del 22esimo livello, siamo a circa 23 minuti dalla fine del livello che porterà poi i giocatori rimasti in gioco in questo Day 2 alla pausa cena, assieme a noi ovviamente. Nei quattro tavoli alle mie spalle si stanno giocando gli ultimi 33, anzi 32 giocatori, perché avete appena forse visto uscire Giovanni Scotto, che era sull'ultimo livello, purtroppo stava cercando, aggrappato alle unghie, di resistere, purtroppo è appena uscito. In questo momento il chip count vede due persone divise da solo 30.000 chips: Davide Vigliani 1.650, Giancarlo Cardoni 1.620, seguiti da Marcello Parisi, che ricordiamo è stato il chip leader del Day 1B con 1.520.000. Seguono poi gli altri: Matteo Son è 17esimo in questo momento, perché lo citiamo, perché è stato protagonista di buona parte dei due, è stato anche chip leader all'inizio, aveva più di 1.500.000, poi è sceso, però è sempre lì che è protagonista di moltissime mani. Ancora dentro Alex Marcic, Alessia Foschia, ultima lady in gara, Fabiano Cappelli, Diego Caserio qui dietro che ha appena raddoppiato, Fausto Pizzoni e Alessandro Vincenzo Galluzzo. Mentre sono usciti nel frattempo, appunto abbiamo visto Giovanni Scotto, Daniele Bazzicalupo, Marcello Bracci, Matteo Diana, Giovanni Mariella, Luca Prospero. Sono usciti praticamente insieme, lo potete leggere sul nostro blog, Filippo Etna e Mauro Ghisoni. Uscita anche Carmen del Double Up Palermo e anche Umberto Checco, che è stato il chip leader del Day 1A. Ultimi dati che vi posso dare riguardano i club: il Runner King ha ancora due giocatori come il KK Piombino, mentre sono ancora quattro i players del Nero di Picche, che ovviamente ha tutte le intenzioni di scavalcare in classifica il Runner King, e ancora un giocatore per il Circolo Sant'Angelo. Per quanto riguarda noi, dopo la pausa cena faremo ancora un collegamento e seguiremo chiaramente la bolla. Gli ITM sono 24, quindi siamo a 8 giocatori dalla bolla. Vi daremo conto nel prossimo TG, registreremo ovviamente la bolla, ve la riproporremo, così potete vivere i momenti che avremo vissuto noi da qui. Nel frattempo continuate a seguirci sul sito www.sharkevents.it con il nostro chip count costantemente aggiornato dai nostri blogger e ovviamente sulla nostra pagina Facebook. La linea più tardi, grazie, ciao.